La prima invenzione è stata quella della ruota, la seconda quella della rotella. Stiamo per entrare nel 20° anno della generazione iPod. Cosa c'è di più adatto, infatti, a misurare il passaggio del tempo di questo rivoluzionario lettore musicale, messo per la prima volta sul mercato dalla Apple il 23 ottobre 2001, che ha cambiato non solo il nostro modo di ascoltare le canzoni, ma anche il nostro modo di essere. Non è che prima degli iPod non esistessero i riproduttori portatili del formato MP3, per intenderci quelli che dopo i lettori di musicassette e i Walkman avevano già segnato il divario con le generazioni precedenti. Eppure quando all'inizio del nuovo millennio l'azienda di Cupertino aveva annunciato la nuova iniziativa, sembrava dovesse incidere molto meno degli storici Mac. Appena gli ingegneri della Apple gli presentarono per la prima volta il nuovo prodotto, che per loro rappresentava il massimo della miniaturizzazione, il fondatore Steve Jobs lo gettò in un acquario e fece notare che le bollicine uscivano dagli spazi vuoti ancora pieni di aria. Dopo il processo di ottimizzazione, fu solo nell'autunno 2001 che il pubblico cominciò a scoprire le potenzialità del nuovo strumento dal nome misterioso. AI come internet, ma anche come io in inglese. Pod come guscio, o meglio, come capsula. Grande come un pacchetto di sigarette, l'iPod si comandava con il pollice attraverso una ghiera meccanica ed era compatibile solo con i computer Macintosh, ma era anche l'interfaccia perfetta del sistema iTunes che negli stessi anni aveva cambiato il modo di ascoltare e acquistare la musica. Grazie all'introduzione delle connettività Bluetooth e Wi-Fi, ormai indispensabili, l'iPod sopravvive ancora con il Touch, che è il fratello minore dell'iPhone con la sola differenza che non può essere usato per telefonare. Attraverso 7 modelli diversi e infinite fasi generazionali, quel piccolo aggeggio ha accompagnato molti momenti, belli e brutti, della nostra vita, compresi quelli sportivi. Proprio la corsa può considerarsi uno dei principali campi di applicazione dell'iPod. Prima attaccato al braccio grazie a un particolare supporto e poi, quando la dimensione si è ridotta, appeso ai pantaloncini con l'apposita clip. Basta indossare le cuffiette e inserire la funzione brani casuali per correre fino all'esaurimento delle batterie. Tutto questo in allenamento, ma non in gara però. Alla vigilia della maratona cittadina del 2007, il New York Times, facendo riferimento proprio agli iPod, lo aveva annunciato con un articolo in prima pagina. Secondo la Federazione USA, che recepiva il regolamento IAAF, l'uso di cuffiette e riproduttori musicali era bandito sia per motivi di sicurezza, impossibilità di sentire gli avvisi acustici, sia perché l'ascolto della musica veniva equiparato a una forma di doping di tipo psicologico. Nei primi anni dell'applicazione sono state frequenti le squalifiche anche in Italia, poi pian piano è prevalso il buon senso e ora il divieto si applica solo nelle competizioni titolate. Ma senza gli iPod molti di noi non sarebbero mai arrivati a preparare una maratona. Tanto più che il kit sportivo Nike più iPod in quell'epoca pionieristica, prima dei GPS satellitari, permetteva di sincronizzare il lettore con il contapassi inserito in un particolare supporto della scarpa, per poi monitorare i progressi al computer. Di tutti i modelli, il Nano di sesta generazione e lo Shuffle di quarta generazione hanno lasciato il segno nel mondo del running. Il Nano quadrato, provvisto anche di rudimentale contapassi, è stato il primo ad avere la radio integrata, finché la Apple ha valutato che l'ascolto della musica in FM influiva negativamente sugli acquisti nell'iTunes Store. Lo Shuffle, a partire dalla seconda generazione, ha raggiunto quelle dimensioni minime per renderlo compatibile con le fasi di relax di tutti gli sport.